problemi di pulizie alla Statale di Milano. A partire dal 1 febbraio 2012 il servizio di pulizie dell'università verrà effettuato con una riduzione oraria di oltre il 60%. Allora, questo presidio noi l'abbiamo organizzato perché l'impresa che è subentrata nell'appalto del servizio di pulizia della statale è subentrata il 1 febbraio, quindi una settimana fa, e ha tagliato le ore, quindi gli stipendi delle 46 lavoratrici e lavoratori di questo appalto del 60%. E quindi noi abbiamo deciso di intraprendere le nostre azioni di lotta, iniziando con una prima assemblea la settimana scorsa, passando per il presidio di oggi, e poi abbiamo chiesto un incontro al prefetto per tentare appunto una conciliazione di questa vertenza. Vogliamo lo stipendio! Vogliamo lo stipendio! Noi non vogliamo assolutamente che ci siano ricadute in termini economici, in termini di trattamento nei confronti dei lavoratori. Vi garantiamo che a breve ci saranno degli interventi da parte dell'amministrazione finalizzati a regolarizzare la situazione di questo lotto. Noi apprezziamo questo tipo di atteggiamento, compreso il fatto di questa volontà di parlare, di intercedere sull'azienda per trovare una soluzione, però noi vogliamo precisare qual è per noi la soluzione, in modo che sia chiaro, perché sennò questa gente, questi lavoratori e queste lavoratrici non sopravvivono. Quello che si chiede, lo si sa già, è quello che si ripristinino le ore precedenti. A parità di lavoro di prima bisogna che ci siano quelle ore lì. Bisogna lavorare in questo senso. Bravo!